Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. È dai tempi di Macworld che non scrivo un articolo sul sistema operativo Apple e proprio ricordando quei tempi mi viene in mente quando ci fu un faticosissimo passaggio dai processori PowerPC a Intel. Una sorta di valico che gli utenti in procinto di cambiare macchina nei prossimi mesi saranno costretti a passare nuovamente. Come vedremo, non sarà semplice upgradare il sistema al nuovo macOS Catalina e ne sconsiglio vivamente un aggiornamento almeno fino a metà del prossimo anno, perché non tutte le software house hanno avuto modo di aggiornare le proprie applicazioni a causa di grossi problemi di programmazione e dei nuovi vincoli imposti da Apple per apparenti motivi di sicurezza. L'immagine che Apple ha scelto come sfondo principale ci mostra degli scogli ed è proprio lì dove andremo a sbattere nel nostro video. In questo video cercheremo di capire i pro e i contro di questo nuovo sistema operativo e trarremo delle conclusioni adeguate. Vedremo come testarlo e decideremo se è un aggiornamento necessario o no sul nostro computer. Cerchiamo prima di tutto di capire su quali Mac poterlo installare, infatti non sarà possibile installarlo su tutti i Mac prodotti negli ultimi 10 anni. Per i MacBook è installabile da quelli inizio 2015 o successivo, i MacBook Air metà 2012 o successivo, MacBook Pro metà 2012 o successivo, Mac Mini fine 2012 o successivo, iMac fine 2012 o successivo, iMac Pro tutti i modelli, Mac Pro fine 2013 in poi. I Mac 5.1 diffusissimi negli studi di registrazione, soprannominati grattaformaggio, possono installare tranquillamente Mojave, ma solo aggiornando la scheda grafica. Oppure attraverso alcuni hacking è possibile ospitare anche Catalina, ma ne sconsiglio vivamente l'uso. Come spesso accade, i continui aggiornamenti di OS X lo renderanno inutilizzabile molto presto. Il discorso cambia per chi acquisterà un nuovo Mac, sarà quindi costretto ad utilizzare questo sistema operativo ancora troppo acerbo. Ma cosa cambia e cosa no? Sin dall'arrivo di iSierra e Mojave, il macOS ha implementato ossessivamente la sicurezza, minacciando e minando la stabilità delle applicazioni audio che fanno uso a loro volta dei sistemi di protezione proprietari e quindi differenti per ogni software house. La prima e più importante di queste implementazioni viene chiamata notarizzazione o notarization, un cambiamento sostanziale per ogni tipo di installer, applicazione, plugin e driver. Apple ha inviato questa informazione ad ogni sviluppatore per far aggiornare i loro installers che per primi passano il vaglio del sistema e vengono autorizzati così al loro compito di installazione dei programmi. La seconda implementazione è la Hardnet Runtime, è una sequenza di richieste di sicurezza che garantiranno pieno accesso al computer per i software installati e quindi il modo in cui gli sviluppatori metteranno a punto dei flag nelle applicazioni che dovranno dialogare con il sistema affinché tutto sia puntualmente verificato ed autorizzato dall'utente. Se l'applicazione esce per un solo momento dai binari per qualsiasi ragione, il sistema operativo la metterà fuori dai percorsi impedendogli di proseguire. Queste due implementazioni sono strettamente collegate, anche se non sembra, ma la domanda che si fanno tutti gli utenti e soprattutto gli sviluppatori è perché Apple ha usato questo strano sistema. Pensiamo per un attimo a cosa sia un malware o un virus ed al fatto che sia disegnato per lanciare un codice nascosto a cui nessuno ha dato il permesso e questo codice possa avere accesso a parti vitali del computer, come ad esempio nei posti dove nascondiamo i nostri dati personali o bancari, o alla telecamera o al microfono audio. Queste nuove implementazioni sono disegnate appositamente per rendere la vita difficile a questo genere di codici invasivi. La Apple è sempre stata accusata da tutti di creare sistemi operativi chiusi, difficili da manipolare, e questa volta la novità di Catalina è essere divenuto un vero e proprio sistema operativo read-only. Il sistema di formattazione utilizzato è chiamato APFS e viene suddiviso in due sezioni chiamate container, A e B. Nel container A viene installato il system e i suoi dati in un sottogruppo inaccessibile e non scrivibile. In questo container sono inoltre presenti le parti iniziali di avvio preboot recovery accessibile con il comando command R, come vedremo dopo, e il VM.
Il container B invece è quello dedicato a tutto il resto. Ovviamente il container A è impossibile da sovrascrivere, il che rende inaccessibile a qualsiasi tipo di attacco esterno e quindi di danneggiamento. Il sistema operativo racchiude queste due sezioni affinché l'utente non sia in grado di vederle o separarle. Le applicazioni ammesse a girare sotto Catalina sono e devono essere scritte interamente a 64 bit. Non sarà più possibile utilizzare quindi alcun tipo di applicazione, plugin o altro a 32 bit, o addirittura librerie software utilizzate nella scrittura del software a 64 bit. Per fare una verifica sul nostro computer lanciamo l'applicazione gratuita Go64. È un'applicazione gratuita che troviamo su Mac Update e che controlla e ci dà un quadro generale quali saranno le nostre applicazioni compatibili o meno con Catalina. Quindi lanciamolo prima di fare un aggiornamento e verifichiamo che tutte le nostre applicazioni che stiamo utilizzando siano compatibili con Catalina. Anche il video e i video codec hanno subito delle variazioni, in futuro quindi non sarà più possibile utilizzare codec creati a 32 bit. Ma vediamo brevemente cosa introduce Catalina e quali sono quindi le novità. Una su tutte, e forse la più desiderata, è l'opzione sidecar, ossia la possibilità ora di poter, nel caso ne avessimo uno, utilizzare un iPad, come vediamo qui in alto, di ultima generazione con iOS 13 installato e trasformarlo in un secondo monitor. Un po' come faceva tempo fa l'applicazione Duet Display, ma senza avvertire latenza tra i due dispositivi. Questa opzione viene dichiarata funzionante solo con i MacBook Pro di ultima generazione, anche se esiste al momento un comando da terminale che ne consente l'uso anche su MacBook meno recenti, esclusi dalla lista. Sidecar quindi è un sistema utile in fase di produzione quanto nei live, dove spesso è necessario avere un secondo monitor o per lavorare su un video ad esempio, o per spostare il mixer o l'istanza di un plugin nel secondo monitor. Unica grande pecca e mancanza al momento è quella di non poter utilizzare il touch dell'iPad per pilotare quello che vediamo sul nuovo schermo. Infatti, spostando ad esempio la finestra del mixer sull'iPad, ci saremmo aspettati di poter controllare i fader con il dito. Al momento è impossibile farlo, a meno che non possediamo la Apple Pencil che controlla il puntatore del mouse. È un bel sistema di integrazione, potenzialmente figo, ma fatto a metà. Peccato. Forse più utile a chi fa grafica e quindi avrà modo di trasformare l'iPad in una tavoletta avanzata, sempre però legata all'Apple Pencil. Altra nota dolente è l'assenza di iTunes e infatti la perdita dei nostri database di librerie, un dramma per i DJ che le importavano nei loro software di mix, che è molto simile a quella presente sui dispositivi iOS. Sempre sotto troviamo Apple TV, una sorta di Netflix che speriamo porti contenuti interessanti. Al momento è possibile noleggiare alcuni film, purtroppo non a prezzi modici. E ovviamente l'applicazione podcast, che troviamo sempre qui sotto, per ascoltare appunto i podcast. In sostanza iTunes è stato smontato, smembrato, forse malamente, quando invece sarebbe stato opportuno integrare soltanto Apple TV al suo interno. Con Catalina gli sviluppatori di iOS potranno velocemente, grazie al sistema Catalyst, trasformare la loro app di iPad o iPhone in un'app per il Mac. Un sistema creato per trasformare velocemente i videogames già sviluppati per iOS anche sullo store Mac, che ora avrà un canale dedicato proprio ai gamers che si chiama Apple Arcade. Anche in questo caso sono stati riscontrati grossi problemi di compatibilità grafica che gli sviluppatori stanno affrontando soprattutto sui software che non sono videogiochi. È una funzione poco interessante per l'utente finale, questa infatti potrebbe essere un ottimo tool ma sembra funzionare ancora a tratti. Ultima notizia di queste ore, sembra che alcuni sviluppatori illustri come ad esempio Netflix abbiano già abbandonato il progetto Catalyst. Il controllo vocale di Siri è migliorato molto, anche se effettivamente vedo poche persone parlare con il computer di quante ne immagina Apple. Find My App incrementa la possibilità di ritrovare un dispositivo rubato comunicando la posizione a tutti gli altri dispositivi. Photo ha aggiornato il sistema di navigazione per mostrare gli scatti migliori. Safari risulta più snello e veloce ed è integrato con Siri, come accade su iPhone. Mail ha aggiunto la possibilità di bloccare gli utenti e disattivare e annullare le sottoscrizioni alle mailing list commerciali. Note, invece,
integra la vista galleria e le opzioni di collaborazione. Guardando al Finder troviamo una nuovissima finestra delle System Preferences, ridisegnata e più snella, come vediamo. Apple cambia sempre ad ogni aggiornamento l'ordine delle icone, come se non trovasse mai pace in questo, e il cestino che ora inspiegabilmente si chiama Bin. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio lavoro di diffusione attraverso Patreon. Trovate il link sempre sotto nella descrizione. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.